Ambientato tra gli scenari lussureggianti di Dubai e Durban, tra corse di cavalli, casinò e gioco d'azzardo, ritorna sul grande schermo una delle maggiori star di Bollywood, Saif Ali Khan, nel film Race 2. Il thriller d'azione è diretto dai due registi indiani Abbas e Mustan Burmawalla. Il film è il sequel di Race, nel 2008, tra i film hollywoodiani più visti. Secondo Khan, il sequel va addirittura oltre. Let the race begin. There was a degree of security and insecurity. Nel fare il sequel c'erano un livello di sicurezza ed uno di insicurezza. Ero certo del fatto di star lavorando su un buon progetto, ma allo stesso tempo ero preoccupato perché non sapevo se saremmo riusciti a fare un film ancora migliore del primo. Mi sono dedicato dunque a cercare di migliorare tutto: la sceneggiatura, l'immagine del film e la recitazione. Saif, 42 anni, torna nei panni di Ranveer Singh per sgominare la mafia indiana e vendicare la morte della sua ragazza. Il sequel è stato pensato quasi come un film di vendetta nella prima parte, mentre la seconda parte è incentrata su una rapina. Così ci troviamo davanti a due scenari eccitanti che secondo gli sceneggiatori si accordano bene al personaggio. È come se questo ragazzo continuasse a fare le sue avventure con gli stessi ingredienti usati dal precedente. Abbiamo donne bellissime ma inaffidabili, perché probabilmente mentono, e personaggi che fanno finta di essere ciò che non sono. Qualcosa del genere. Il film uscirà in India ed in Europa il prossimo 25 gennaio.